di uomo. Gagliardo e fiero mostra sembiante, alto, nerboruto, ai tante. Subito gli si fa sotto sacripante. I due vengono all'armi all'istante. Sì. Cozzano scudi e spade e lance in resta, come van cozzando i lampi in mezzo alla tempesta. Saette e spade cadono sull'usbergo, mazzate piomba sul davante e a tergo nell'aria sibilano le lame. Pendono, toccano, puntano, un si rialza, l'altro ricade, lampi e scintille dagli scudi scoccano. Nessun dei due indietreggia, nessun s'arresta, quando ecco con un mirabil colpo sacripante a terra resta. E l'altro cavalier se ne diparte. Se ne diparte! È che quando principio a guerreggiare m'assale una smania di voler tutti ammazzare. Meno male che qui si fa per scherzo, per giocare. Ma tu vedi come nelle guerre vere com'è facile arrivare a goderne il massacrare, eh? Finito sto rimare in are? Sì. Era solo per prendere fiato e respirare. Ah. Perdona la digressione, andiamo avanti. Dicevamo che a terra resta sacripante e che l'altro cavalier se ne diparte. Caltri non è. Caltri non è. Che la bella Bradamante. La bella Bradamante. Una femmina. Travestita da guerriero. Una donna col ciniero. Con ciniero e con corazza. Che in man sua tiene la mazza. Il misterioso cavaliere ingaggia una battaglia in cui esce vincitore perché ha disarcionato Sacripante e ne ha ucciso il cavallo, il quale, colpito a morte, grava con tutto il suo peso sul corpo del saraceno. Poi, invece di infierire sull'avversario, il misterioso cavaliere abbandona il duello e si inoltra nel bosco per un sentiero diritto. Angelica consola Sacripante sconfitto, sopraggiunge a questo punto un messaggero che appare afflitto e stanco. Il messaggero chiede a Sacripante se ha visto passare un guerriero con uno scudo e un pennacchio bianco. Il saraceno apprende così che a batterlo è stata una donna, Bradamante. Decide quindi di rinviare la conquista di Angelica e di fare da scorta alla fanciulla nella selva. A un certo punto, preannunciato da rumori e strepito, compare Baiardo, il cavallo di Rinaldo, che Angelica riconosce immediatamente. Ribelle al tentativo di Sacripante di aggiogarlo, Baiardo si lascia invece prendere facilmente da Angelica. La fanciulla sale in groppa all'animale, mentre Sacripante si deve accontentare dell'altro cavallo. Angelica, salita in groppa a Baiardo, vede per caso giungere Rinaldo, da lei odiato in seguito a un sortilegio. Prega quindi Sacripante di fuggire con lei, ma il saraceno preferisce ingaggiare battaglia con il paladino. Sconfitto è stato dunque Sacripante non da uomo, ma da donna pugnante. L'hai visto? È accaduto orora, proprio in questo istante. Che a terra lo lascia, vergognoso di rossore, di lui più gagliarda nel furore. Vista la piega che prende l'andamento, meglio per Angelica non sprecar più altro tempo, metterla lì ai piedi e volar via col vento. Tanto più che sta tornando Ferraù e dietro di lui corre Rinaldo con il lucente brambo. Rinaldo arriva finalmente in gran volata e allora adesso ti racconto la storia che prima avevo rimandata. La storia di Rinaldo e del suo per la bella Angelica innamoramento. È arrivato il momento.